Beh, siamo qui con Maurizio Di Berto, la consigliera di Belmonte Mezzano. Ci puoi illustrare la situazione della statale SP37? In questo momento la SP37 è oggetto di un intervento di manutenzione. Quello che diciamo, è stato possibile rilevare passando sulla strada in questi giorni è che diciamo, gli interventi sembra non siano stati sufficienti a garantire diciamo, lo smaltimento delle acque piovane. Ad esempio oggi mi trovo a passare sulla strada provinciale e l'evento piovoso che si è verificato ha prodotto un quantitativo d'acqua che non è stato smaltito diciamo, abbastanza rapidamente dalla piattaforma strada. Quindi i lavori che sono stati fatti non mettono in sicurezza la strada? Diciamo che in effetti la situazione che si è verificata oggi durante l'evento piovoso è evidente che dell'acqua sulla strada comunque comporti un livello di insicurezza rispetto a quando la strada è asciutta. Però se probabilmente fossero state meglio raccordate le pendenze trasversali della strada, probabilmente diciamo, questo velo idrico che si è formato sulle piattaforme poteva essere allontanato più rapidamente e quindi rendere la strada più sicura. Secondo te la strada della perizia tecnica da parte dei tecnici del comune è perseguibile? Sì, credo che questa possa essere, perché vedete io posso dirvi che certo, secondo me all'apparenza le pendenze sembra non che sono, quando prima diciamo, di fare la pavimentazione era proprio evidente che le pendenze fossero, cioè anche ad una ispezione, anche a me che insomma, adesso diciamo che l'intervento ha migliorato in qualche modo certo. L'andamento delle pendenze trasversali, però soltanto una perizia tecnica, quindi con la misurazione di queste pendenze può stabilire se effettivamente diciamo, la strada oggi è a regola d'arte oppure no. Quindi potrebbe essere, anzi credo che sia importante che l'ufficio tecnico sul nostro mandato verifichi questo. Non so se è tecnicamente possibile, perché stiamo parlando dell'ufficio tecnico del comune di Belmonte Mezzano che dovrebbe fare dei rilievi su una strada di cui non è proprietario, quindi non so se effettivamente questo è possibile. Ed essendo un ufficio tecnico, un ufficio istituzionale, non può fare queste operazioni, credo, senza un'autorizzazione da parte della provincia. Quindi, però noi possiamo sicuramente chiedere che questo intervento venga fatto. Va bene, la ringrazio.